sono tre episodi, diversissimi l'uno dall'altro, che un gatto collega diventando poi il deciso protagonista dell'ultimo. Nel primo vediamo un giovane uomo rivolgersi ad uno studio nel quale si riesce a far perdere ai clienti il vizio del fumo, ma la terapia è durissima. I malcapitati piombano in una vita da incubo, sono tallonati e spiati dagli addetti alla società guidata da un nevrotico e implacabile direttore. Dunque, nel secondo episodio, Kressner, un vecchio ricchissimo che va matto per le scommesse più strampalate, si fa portare in casa un tennista che gli sa essere l'amante della più giovane moglie e gli propone che se riuscirà a fare il giro completo del cornicione del grattacielo in cui abita, avrà in premio la moglie e una montagna di dollari. Tennista, senza possibilità di alternativa alcuna, non può che accettare e comincia il suo vertiginoso giro a 100 metri dal suolo, trattassato a più riprese dal maligno vecchietto che se la spassa un mondo, investito dal vento e becchettato dai piccioni che si ritrova tra i piedi. Episodio numero 3. In una villetta di campagna vive con i suoi genitori Amanda, una graziosa bambina. Ma questa non fa mai sogni tranquilli. A suo dire, un orribile mostriciattolo esce ogni notte dal muro dove sono appoggiati bambole e orsacchiotti di peluche per salire sul suo letto e prenderle il respiro. Dunque, da un soggetto e sulla base della sceneggiatura del ben noto Stephen King, il regista Liu Stigui, si ricorderanno Alligator e Cujo, ha tratto questo occhio del gatto, gustoso, sciolto e divertente film sul quale passeggia, miagola, si apposta e fa da padrone un micione tigrato di una simpatia e bravura unica. Più teso e sinistro il primo episodio, più burlesco e spassoso il secondo, con brividi da vertigine per quel cornicione il cui perimetro sembra non finire mai, e più fantastico il terzo nella stanza della piccola Amanda, Drew Barrymore, circondata dai suoi pupazzi allegroni ma terrorizzata nel sonno da una specie di minuscolo giullare che le sottrae il respiro. Siamo dunque in presenza di un film in cui l'horror sfuma i suoi aspetti nell'ironia, nel paradiso come negli incubi dei sogni infantili, con uno stile narrativo peraltro molto abile ed elegante e con il risultato di divertire in ogni caso. Battute trovate sono buone, molti gli effetti speciali al di sopra di ogni immaginazione, l'ennesima creatura di Carlo Rambaldi, il cattivo folletto. E come si è già rilevato straordinario, il gatto addestrato come meglio non si potrebbe. Tra gli interpreti, oltre alla tenera Amanda già citata, ricordiamo Kenneth MacMillan, il milionario svitato. La regia, come dicevamo, è Liu Stigui con Drew Barrymore, Jane Woods, Alan King, Kenneth MacMillan, Robert Ice, Candy Clark, James Naughton. Genere fantastico, girato in cinemascope a colori, durata 98 minuti, Stati Uniti, 1984. Signori, grazie, scusateci se siamo stati un po' troppo lunghi questa sera con la presentazione dell'occhio del gatto. Signori, grazie, buona serata.